per sempre l'amore del Signore. Canterò per sempre l'amore del Signore. Cristo risorto! Buona domenica, carissimi amici. Questa è la quarta domenica di Avvento. Come vedete abbiamo tre candele accese e tra poco accenderò la candela degli angeli, coloro che per primi annunciano e glorificano Dio per la nascita del Salvatore. Ascoltiamo oggi la parola dal Vangelo secondo Luca al capitolo primo. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Amen. Ascoltiamo anche la prima lettura di questa domenica dal secondo libro di Samuele. Il re Davide, quando si fu stabilito nella sua casa e il Signore gli ebbe dato riposo da tutti i suoi nemici all'intorno, disse al profeta Natan: «Vedi, io abito in una casa di cedro, mentre l'arca di Dio sta sotto i teli di una tenda». Natan rispose al re: «Va, fa quanto hai in cuor tuo, perché il Signore è con te». Ma quella stessa notte fu rivolta a Natan questa parola del Signore: «Va e di al mio servo Davide, così dice il Signore: forse tu mi costruirai una casa perché io vi abiti? Io ti ho preso dal pascolo mentre seguivi il gregge, perché tu fossi capo del mio popolo Israele. Sono stato con te dovunque sei andato. Ho distrutto tutti i tuoi nemici davanti a te e renderò il tuo nome grande come quello dei grandi che sono sulla terra. Fisserò un luogo per Israele, mio popolo, e ve lo pianterò, perché vi abiti e non tremi più, e i malfattori non lo opprimano come in passato, e come dal giorno in cui avevo stabilito dei giudici sul mio popolo Israele. Ti darò riposo da tutti i tuoi nemici. Il Signore ti annuncia che farà a te una casa. Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu dormirai con i tuoi padri, io susciterò un tuo discendente dopo di te, uscito dalle tue viscere, e renderò stabile il suo regno. Io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio. La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a me, e il tuo trono sarà reso stabile per sempre. Amen». Ecco, cari amici, oggi in questa domenica abbiamo delle parole straordinarie, davvero efficaci, delle parole che ci stanno preparando in un modo meraviglioso la venuta del Signore Gesù in questo Natale. Ecco che
se da un lato abbiamo il Vangelo secondo Luca, dove viene narrata l'annunciazione dell'angelo a Maria. E in questa annunciazione l'angelo dice chiaramente: rallegrati Maria, piena di grazia, non temere, concepirai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù. Sarà grande, chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio darà il trono di Davide, suo padre, a lui, e regnerà per sempre, e il suo regno non avrà fine. Quanto sono importanti queste parole di questo annuncio, poiché in questo annuncio dell'angelo, e oggi accenderemo tra poco la candela degli angeli, si compiono, si realizzano, si adempiono le promesse di Dio. Le promesse fatte 700-800 anni prima della nascita di Cristo. Pensiamo a che cosa grande, a che meraviglia. Pensiamo alla promessa che il profeta Natan aveva ricevuto da Dio e aveva detto a Davide, il re, che dopo aver sconfitto i nemici da parte di Israele tutto intorno e iniziare a vivere nella pace, nella serenità, lontano da conflitti, voleva costruire una casa per Dio. E Dio attraverso il profeta gli dice: caro Davide, tu vuoi fare per me una casa, ma in verità io costruirò a te una casa. E dalla tua famiglia, dalla tua stirpe, dice, io susciterò un discendente. Renderò stabile il suo regno, sarò per lui padre e lui per me figlio. Vedete la realizzazione. Si dice simbolo, cioè qualcosa che si riunisce. Ciò che era stato annunciato dai profeti secoli prima della nascita di Cristo, nell'annunciazione viene concretizzato e nella nascita di Gesù stesso. Pensiamo solo al prologo di Giovanni 1, il Verbo si è fatto carne, le promesse sono divenute carne, sono state rese realtà tutte le profezie, in particolar modo quella fatta dal profeta Natan al re Davide. Allora oggi, in questa domenica, qual è il messaggio che Dio ci vuole trasmettere? Quante cose noi vorremmo fare? Quante cose vorremmo fare per la nostra vita, la nostra famiglia, per Dio stesso? Ma la buona notizia è che in questo Natale non saremo noi a fare delle cose, ma è Dio che vorrà fare qualcosa di nuovo in noi. Basta che noi, come il re Davide, con tutte le idee e buone intenzioni di costruire un tempio a Dio, gli diciamo: ok Signore, tu hai detto che vuoi fare qualcosa per me. Io mi rendo disponibile, disponibile alla tua volontà, disponibile al tuo progetto. E soprattutto voglio credere che quanto tu vuoi per me è molto di più, è molto più importante, è molto più grande di tutto ciò che io penso, di ciò che io progetto. Quindi preghiamo insieme in questo momento e gli diciamo: vieni Signore Gesù, vieni oggi nella nostra vita. Noi apriamo a te il nostro cuore, le nostre mani, affinché tu possa concederci di sperimentare oggi il dono della tua presenza. Sperimentare che sei un Dio fedele e tutte le promesse che mi hai fatto anche anni fa, non solo mesi fa, o secoli fa, tu le vieni a realizzare per me, anche in questo Natale. Signore, sono aperto, voglio sperimentare le meraviglie del tuo amore, le sorprese della tua misericordia. Scendi su di me, riempimi del tuo Spirito Santo e donami di essere trasformato dalla tua luce, dalla tua presenza, che i miei occhi vedano ciò che i miei orecchi anche oggi hanno udito e ascoltato. E a te, Signore, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Quindi, cari amici, lasciamoci sorprendere dalle meraviglie di Dio. E accendiamo oggi questa candela, che è la candela degli angeli. Sono gli angeli che fanno esperienza della venuta di Dio. Sono gli angeli che incontrano la divinità, vedono ciò che sta per accadere e al tempo stesso sono i messaggeri, i primi annunciatori. Questo bellissimo coro che dice gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra. Questo coro che annuncia e propone la buona notizia. Ecco che allora vedete che la corona di avvento ormai è conclusa, rimane, ecco, è un segno in aggiunta, ma che si può davvero mettere perché ne vale la pena. Questa ultima quinta candela segnerà la nascita di Gesù, una nuova venuta nella nostra vita. Quindi, fratelli e sorelle, benediciamo il Signore, lasciamoci incoraggiare dagli angeli. E gli angeli sono vicino a noi. Posso essere io il tuo angelo oggi. Puoi avere tu degli angeli nella tua vita, delle persone che ti annunciano qualcosa di bello. Oppure tu stesso puoi essere un angelo per coloro che troverai. Quindi incoraggiali con la parola che hai udito proprio oggi. Mi incoraggio quindi a lasciarci sorprendere dall'amore di Dio. Riprenderemo in questo tempo proprio perché, come avete visto, nuovo DPCM, ci saranno molti giorni di fase di zone rosse nell'Italia e allora vogliamo essere vicino a coloro che non potranno uscire. Già da oggi stesso alle ore 10:15 la messa di Strona andrà in diretta streaming su questo canale YouTube, così come anche il 24, il 25 e di seguito vi scriveremo, vi daremo l'annuncio. Ecco, un altro invito, carissimi amici, è questa sera alle ore 20 sul canale YouTube Caris Italia ci sarà un incontro della Caris. Che cos'è? È l'unione di tutte o tantissime comunità carismatiche cattoliche italiane, supportato, incoraggiato da Papa Francesco, ma in particolar modo messe insieme dallo Spirito Santo, perché tutti vogliamo collaborare al suo regno. E questa sera alle ore 20 ci sarà un'ora circa di un incontro sul Natale, quindi con canti, testimonianze, predicazioni, e noi, come Coinonia Giovanni Battista, attraverso un nostro canto dove io, Anna e la comunità dei fratelli e sorelle canteremo e presenteremo, ci saremo. Quindi sarebbe bello se anche voi lo guardaste via streaming, tanto per condividere le meraviglie che Dio fa, non solo nella Chiesa, nella Comunione Giovanni Battista, ma in tante altre comunità carismatiche. Ecco, questo è l'invito che vi faccio. E infine, oggi vi presento il bollettino, che ne avevo parlato qualche settimana fa, l'abbiamo stampato, di tutte le parrocchie, ma in particolar modo per voi che siete anche lontani e non potete venirlo a prendere, lo abbiamo caricato sul nostro sito web di biella.coinoniagb.it e troverete diversi articoli delle cose che abbiamo fatto in questo tempo, l'intervista col Vescovo e alcune vostre testimonianze che ci avete scritto, che ci avete mandato via email. Quindi io vi ringrazio per tutte le testimonianze. Alcune sono qui, ma tutte ho cercato di metterle, o la maggioranza, sul nostro sito in un articolo dove sono tutte le testimonianze, proprio come segno di gratitudine a voi, al Signore che mi ha donato di aprire questa rubrica della parola e del commento al Vangelo. Quindi scaricate pure, ecco, in PDF questo bollettino, così potete leggere un po' di noi, delle cose che accadono. Grazie davvero che ci accogliete, che ci seguite, che il Signore vi benedica in questo tempo, in questa quarta domenica di Avvento. A domani, grazie che mi avete accolto. Ciao.